ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi vi porto con me a farvi conoscere un altro incredibile posto e la sua incredibile storia. Posto a lungo dimenticato. Una realtà molto particolare, un villaggio operaio del 1800. I villaggi operai nascono come insediamenti industriali e sono volti a conciliare le esigenze di avere la casa e il lavoro nel medesimo luogo. Quindi servono a conciliare sia gli interessi dell'imprenditore sia gli interessi dell'operaio, che in questo caso si sovrappongono esattamente. Vi porterò con me a Campione sul Garda, un villaggio che è rimasto isolato per millenni, raggiungibile soltanto con battello, anche oggi si raggiunge soltanto con una strada in galleria. La storia del villaggio, della famiglia che lo fondò, è veramente incredibile, perché parliamo della famiglia Feltrinelli, la stessa famiglia che oggi ha le librerie Feltrinelli. Vi racconterò approfonditamente come si viveva in quel posto e cos'era la vita dell'operaio di tutti i giorni. Poi andremo in altri due bellissimi posti super panoramici, quindi anche questa volta, ragazzi, gli ingredienti per una bella avventura ci sono tutti e adesso andiamo in moto. Vamos! Oggi ho deciso di usare l'Africa Twin col DCT tutto in manuale ed è divertentissimo. Questo è limone, anche questo era raggiungibile solo col battello prima che costruissero la Gardasana. Ne ho parlato in un altro video, se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo. Ed ecco laggiù tra i flutti limone. Faccio la strada alla forra. Ed ecco qui Campione sotto la sua rupe. Ora prendiamo la strada in galleria, che è l'unico modo per raggiungere Campione. Ed eccoci arrivati nel mondo separato di Campione sul Garda. E questa qui è la storica Villa Archetti, di cui adesso vi parlerò. Eccomi qua ragazzi, mi trovo a Campione del Garda, siamo a 74 metri sul livello del mare. Il nome Campione probabilmente deriva da Campestris, che a sua volta significava piano arabile. Ma come mai piano arabile? Beh, perché Campione sorge su quello che viene tecnicamente chiamato un cono di deiezione, cioè un accumulo di materiale sedimentario che assume spesso una forma a ventaglio. Che cosa vuol dire in parole povere? Che c'è un corso d'acqua a regime torrentizio, cioè che varia molto la quantità d'acqua che vi passa, possono esserci dei periodi in cui c'è molta acqua e dei periodi di secca, che trasporta materiale a valle, questo materiale si sedimenta e crea nuovo spazio, nuovo territorio, come è esattamente successo qui a Campione del Garda. Questo enorme canyon che ho proprio dietro di me si chiama Forra di San Michele, appunto scavata dal torrente San Michele, che ha permesso l'accumulo di materiale su cui poi nei secoli seguenti o millenni seguenti è sorto il paese. Ci troviamo in Lombardia sulla sponda bresciana del lago di Garda e la storia, la vocazione di questo paese, la sua vocazione industriale, inizia già nel 1500. Già nel 1500 infatti Campione era sede di cartiere, mulini e fucine. Chiaramente utilizzavano la forza dell'acqua del torrente San Michele per far funzionare tutte queste attività industriali. La vita industriale di Campione crebbe moltissimo fino al XVIII secolo, quando arrivò la famiglia Archetti, che costruì la Villa Archetti, che c'è ancora, e aprì una nuova filanda proprio a suo nome. Villa Archetti è una bellissima villa commissionata nel 1762, che fino al 1981, anno di chiusura proprio del cotonificio, rimase sede degli uffici centrali. Ma nel nostro mondo moderno, dove le cose arrivano dalla Cina su grandi container, non sappiamo nemmeno più che cos'è una filanda. La filanda era uno stabilimento generalmente a più piani con grandi finestre, dove veniva la lavorazione prima della seta e poi del cotone. Sulla storia della seta ci si potrebbe fare una puntata a parte. È già conosciuta 3 millenni prima di Cristo in Cina e la leggenda narra che però in Europa arriva soltanto nel VI secolo d.C. grazie al coraggio di due monaci che portano nei loro
bastoni le uova del bacco da seta in Europa. E oggi, se fate caso, vicino alle vecchie case di campagna ci sono sempre dei filari di gelsi, perché chiaramente le foglie del gelso venivano date come cibo ai bacchi da seta, e coltivare i bacchi da seta era chiaramente una fonte di introiti per le famiglie durante l'inverno. Andiamo avanti tuttavia con la storia di Campione. La famiglia Archetti detiene la Filanda, poi si apre un periodo di crisi che dura tutto l'Ottocento e porta a uno spopolamento del borgo. Il borgo viene praticamente abbandonato, non c'è più lavoro, è difficile da raggiungere, fino a quando non interviene la famiglia Feltrinelli, in particolare Giacomo Feltrinelli. È la stessa famiglia che oggi ha le librerie Feltrinelli. Loro sono originari di Garniano, qui sul lago di Garda. Allora qua c'è ancora la vecchia scritta fascista, libro e moschetto. Fascista perfetto, pazzesco. Arriviamo quindi nel 1896, il borgo si ripopola, viene costruito lo stabilimento di cui oggi rimangono solo i resti, ma purtroppo ancora non c'è la strada, non c'è ancora la Gardesana, e quindi tutte le persone, gli operai che arrivano qui, arrivano via Battello dall'altra parte del lago. Ma questa qui è una situazione insostenibile, quindi si pensa di fondare appunto un villaggio operaio, le case per gli operai direttamente qui in loco. Naturalmente non venivano solo in battello, c'erano anche tantissime persone che venivano a piedi da Riva del Garda, da Limoni, in bicicletta, passavano per dei sentieri abbastanza pericolosi. Ho appena passato 10 minuti a parlare con una persona che è nata qui e ha lavorato qui praticamente tutta la vita per 40 anni e mi raccontava che queste case qui dietro di me, dietro la chiesa, erano le scuole, erano gestite da delle suore, poi c'erano le prime classi, le seconde, le terze, le quarte, quindi era assolutamente un villaggio sostenibile, perché qua dietro c'era la chiesa, poi c'era chiaramente lo spaccio, quindi la comunità era assolutamente autonoma. Feltrinelli, poi Giacomo Feltrinelli, gli anni seguenti chiede a Vittorio Olcese, un imprenditore dell'epoca, di entrare con una partecipazione all'interno di Campione, all'interno del cotonificio, e Vittorio Olcese viene definito quello che è principe e re di questa piccola comunità, perché chiaramente poi decideva tutto, bisognava andare a messa, era un po' come vivere in una comunità in cui bisognava rispettare tutte le regole, perché venivi assunto, ti davano la casa, potevi vivere qui, ma poi se venivi licenziato perdevi tutto, lasciavi proprio in toto la comunità, perdevi la tua casa e il tuo lavoro. La signora comunque mi diceva che era tutto perfettamente pulito, funzionava tutto alla perfezione, se c'era una famiglia che aveva bisogno di più spazio gli davano un appartamento nuovo, se c'era una famiglia invece i cui figli erano cresciuti e erano andati via gli davano un appartamento più piccolo, quindi veniva tutto assolutamente gestito dal direttore dell'azienda, dal proprietario. Era tutto pianificato per bene nei minimi dettagli. Ora, qui a fianco a me sto camminando in quelle ultime vestigia che rimangono del cotonificio. Adesso hanno messo all'interno delle ultime mura rimaste in piedi la centrale idroelettrica, che captano l'acqua per discesa del torrente San Michele, e come molti posti in Trentino anche utilizzano l'acqua per produrre energia elettrica. Ad ogni modo, parliamo di storia relativamente recente, perché qui il cotonificio rimase attivo fino al 1981, dopodiché la crisi costrinse insomma la direzione a chiudere, perché non era più remunerativo portare avanti l'attività qui a Campione, che naturalmente senza più lavoro si spopolò completamente, o quasi. Ci fu poi un gruppo industriale che intorno agli anni 2000 acquistò gran parte di Campione, cercando di riqualificarlo per renderlo appetibile per il turismo. Purtroppo distrusse tutte le vecchie strutture dell'epoca, poi questo gruppo industriale è praticamente fallito e ha lasciato insomma Campione nelle macerie. Fondamentalmente questo progetto non è mai partito e adesso il paese è abbandonato fondamentalmente a se stesso. Gli unici introiti che oggi possiamo indicare come utili al paese sono gli sport a vela, il kitesurf, il windsurf naturalmente, insieme all'attività di escursionismo che si possono praticare nella forra di San Michele fino ad arrivare sugli altopiani di Tremosine. Qui mi trovo nella piccola piazza di Campione, ci sono due bar, una piccola bottega. Naturalmente gli edifici sono costruiti non per rispettare canoni estetici, ma per avere la massima efficienza in termini di spazio, che comunque hanno la loro bellezza perché riflettono veramente il carattere operaio e industriale di questa cittadina.
pensate che, tanto per darvi un'indicazione di numeri, quando era al suo culmine campione ospitava 1500 operai, quindi veramente un alveare alla sua massima produzione. Ok ragazzi, adesso si risale in moto, risalgo sull'Africa. Questo tra l'altro è l'ultimo giorno in cui ce l'ho. Andiamo al santuario di Monte Castello, da dove c'è un panorama eccezionale del lago di Garda. Vamos! Questo è un bellissimo posto ragazzi, se vi capita è stupendo. Panorama al film, c'è il bar, guarda che spettacolo, una vista incredibile sul lago, laggiù in fondo al Golfo di Salò, direzione Abbazia di Monte Castello. Eccomi arrivato, guarda che panorama. Eccomi qua arrivato all'eremo di Monte Castello. Ovviamente, come spesso succede, la chiesa fu costruita sui resti di un vecchio castello e di antichi templi che sorgevano qua sopra, perché è una postazione di avvistamento veramente privilegiata. Naturalmente ragazzi, posso farvi solo vedere una piccola parte della storia, perché qui dietro c'è il Monte Castello, ci sono delle postazioni in galleria della prima guerra mondiale e c'è un bellissimo trekking che parte da Campione sul Garda, dove siamo stati prima, arriva fino alla cresta del Monte Castello. Potete seguire la cresta, seguire queste postazioni in roccia e arrivare fino qui al eremo di Monte Castello, alla chiesa di Monte Castello, e poi ritornare giù a Campione. È un trekking veramente bellissimo, ovviamente bisogna essere allenati per andare in montagna per farlo. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del video, spero come sempre che ti sia piaciuto, che tu lo abbia trovato interessante e che hai imparato cose nuove. Ti ringrazio per averlo visto, perché sei tu che lo guardi, che mi lasci un commento sotto, che mi stimola a fare sempre meglio. Ti ricordo che tutta l'attrezzatura delle mie foto, dei miei video, la mia attrezzatura da moto, le cose nuove che compro e che testo la trovi sotto nel link in descrizione, anche le tracce di tutti i miei viaggi che faccio nei video la trovi sotto in descrizione, la traccia GPX è scaricabile sempre gratuitamente. Bene, ti ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima, ciao!